Buongiorno e benvenuti nella nostra casa. Io sono Paola, moglie, mamma e donna di casa. Confesso che da sposina ero una vera e propria frana, poi però nel tempo ho imparato alcuni trucchetti che mi hanno aiutato a trovare il lato positivo nelle faccende domestiche. Io le chiamo idee di casa e se ne avrete voglia le condividerò con voi. Per realizzare una bella festa per bambini, oggi ho un lavoretto speciale. Ad esempio per la festa di Halloween, i nostri bambini amano travestirsi da streghetta o fantasmino. Oggi realizzeremo una spaventosa lanterna luminosa. L'occorrente: flaconi opportunamente lavati e senza etichetta, forbici, una punta, il pennarello indelebile, un accendino, un taglierino e una candela. Prendiamo il nostro flacone, pulito e lavato all'interno. Prendiamo anche le forbici e il taglierino e pratichiamo un foro lungo la base, rimuovendola del tutto. Dopodiché prendiamo il nostro pennarello indelebile e disegniamo degli occhi e una bocca del nostro fantasma. Prendiamo quindi la nostra punta, la scaldiamo e pratichiamo due fori dove ci saranno disegnati gli occhi. Il risultato è questo! Adesso prendiamo il nostro accendino, accendiamo la candela e siccome il flacone è senza la base, la inseriamo e lo mettiamo così. La nostra spaventosa lanterna è pronta! Buon divertimento! Spegnete le luci! Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Idee di Casa!